C'è chi non sta con le mani in mano ad Alcamo e si attiva per recuperare la Pia Opera Pastore. Incontri di preghiera all'interno della cappella. L'allestimento di un presepe per il secondo anno consecutivo in occasione del periodo natalizio all'interno del giardino. Nei locali della Pia Opera si svolgono anche attività di formazione. Troviamo anche la sede della scuola calcio ad Elkham. Lo SPRAR per gli immigrati. Troviamo scuole. In un libro dello storico Roberto Calia intitolato L'Istituto Pia Opera Pastore, lo spirito di San Vincenzo de Paolo in Alcamo, sono riportati interessanti dati storici in merito. Il monumentale edificio di Porta Trapani fu voluto dal barone Felice Pastore e realizzato dal suo erede Giovanni Vannucci, come riportato nel libro. Il progetto venne realizzato da due architetti palermitani, Castiglia e Palazzolo, tra il 1870 e il 1874. Il suo prospetto è in stile neoclassico e proprio dal 1874 la Pia Opera viene utilizzata per diversi scopi a carattere morale e formativo. La cappella, restaurata nel 1983, è una cappella centrica con 12 colonne, capitelli corinzi bianchi, una cupola dall'ampio lucernaio e con due mezzi busti in marmo bianco dei coniugi Felice Pastore e Stefania Naselli, tre altari, un grande tabernacolo circolare, candelabri di alto valore, una tela del messinese Natale Carta, un mosaico dell'alcamese Gaetano Costa, due tele del palermitano Giuseppe Di Giovanni e nella sacrestia altre tele dell'alcamese sacerdote Francesco Alesi. E vediamo da vicino il presepe che è stato realizzato qui nel giardino della Pia Opera Pastore. Vogliamo conoscere gli artefici. Intanto il signor Cottone, Gaspare Cottone le si chiama. Lei ha donato questo presepe che prima realizzava nella sua abitazione, nel giardino della sua abitazione incontrata San Gaetano. Un bel giorno ha deciso di donarlo. Non mi sentivo più le forze di farlo di nuovo io. E ho deciso, forse una cosa buona, che ci sono giovani qua. Lei ha vissuto per tanti anni negli Stati Uniti, a Brooklyn, ci diceva. 22 anni. Cioè lei, allora, in America ha fatto l'attività di... Lei era sarto, ma si è occupato anche di... Falegname. Ecco. Tutto quello che... Anche falegname. E quindi è riuscito a sintetizzare in quest'opera un po' delle sue capacità, insomma, primo, artigiane. Il primo in Sicilia è quasi predato, se devo dire. Che mi fa piacere, che tutto è un piacere quello che uno riesce a vedere
Certamente, ci sono quindi dei suoi manufatti, qui vediamo anche animali, insomma un presepe ben fatto al quale hanno collaborato fattivamente il signor Illuminato Pirrone, e lei, come il suo nome stesso suggerisce, ha illuminato qui il giardino della Pia Opera Pastore. Abbiamo fatto qualcosa in compagnia di altri due o tre amici miei che sono messi a disposizione, qualche cosa che purtroppo dovevano essere qua, ma purtroppo per motivi di impegno non sono presenti. Bene, accanto a lei abbiamo anche un altro artigiano locale, falegname, ecco, il signor Pirrone, ci ricorda il suo nome, Pirrone, come? Vincenzo Pirrone, che ha realizzato una capannina qui. La capanna, sì, sono stata invitata a partecipare alla realizzazione di questo presepe che fa parte della nostra cultura, è una cultura cristiana che deve continuare, così come ha fatto il signor, non mi ricordo, Cottone. Il signor, sì. Cottone ha voluto dare a uno più giovane la possibilità di portare avanti. Anche noi continuiamo l'opera del signor Cottone affinché i giovani non perdano questa tradizione, che è una tradizione cristiana nostra, ecco, alla quale non possiamo rinunciare. Ho ricordi bellissimi di questo luogo, che è un luogo santo per me, perché è un luogo dove la carità è stata predicata e praticata dalle suore figlie della carità di San Vincenzo de Paolo per circa 130 anni, dove io ho fatto volontariato, e anche i volontari antichi che c'erano collaboravano con le suore affinché questa carità cristiana potesse andare avanti e aiutare i poveri. Questo è un luogo dove era praticato dai poveri, e Gesù con questo presepe ci rappresenta questo, un povero in mezzo ai poveri, in un luogo dove la carità è ancora viva e palpitante. Vediamo da vicino questo presepe, siamo qui proprio all'interno del giardino. Hanno collaborato anche gli elettricisti Antonino Campanella e Giovanni Cucchiara. All'interno della Pia Opera Pastore anche incontri religiosi. Andiamo ad ascoltare i protagonisti. Alberto Ciacio, abbiamo anche Don Salvo, scusi, come? Morghese. Don Salvo Morghese, Pietro Grillo. Voi coordinate questa attività, cos'è esattamente che fate qui? Questa sera qui c'è il rientro del Cursiglio Donne, che si è svolto questa settimana dal 14 al 17. È un'esperienza che facciamo annualmente, una volta per le donne e una volta per gli uomini. Questa sera ci sarà qua il rientro, dove sentiremo un po' come è andata l'esperienza di queste nostre sorelline. Bene, lei è stato coordinatore invece per quanti anni? Dal 2004 all'anno scorso, dal 2014,
E adesso ho passato la palla ad Alberto, che continuerà questo nostro cammino, questo nostro essere così un po' come dire, evangelizzatori, un po', come dire, per coordinare un po' tutta l'attività del movimento, che appunto si prefigge quello di evangelizzare gli ambienti dove noi viviamo, dove lavoriamo, dove siamo. Insomma, il nostro direttore spirituale è sempre Don Mario Bonura, qui c'è un altro che si occupa, un Salvo Borghese, come ha detto, un sacerdote di Paceco, che anche lui fa parte del movimento e ci dà una mano. Quante persone state coinvolgendo attualmente? Ma le persone che hanno fatto in tutti questi anni il Cursiglio sono centinaia. Nella nostra diocesi siamo giunti al 15° Cursiglio organizzato per le donne, prossimamente a dicembre ci sarà quello per gli uomini, e contiamo all'incirca mille più fratelli e sorelle che hanno fatto questa meravigliosa esperienza. Quindi non soltanto ad Alcamo, ma in tutti i centri della diocesi. E poi in ogni città del mondo ci sono tantissime comunità che contestualmente, e per ogni Cursiglio, poiché siamo in collegamento tramite internet e tramite email, arrivano preghiere da tutto il mondo per i vari ritiri che ogni volta si fanno. È importante quindi sottolineare la scelta di questa cappella rimessa in sesto. Cappella abbiamo avuto la grazia appunto di avere un luogo dove il movimento avere una propria sede. E in tutta la diocesi questa è la sede del Movimento dei Cursiglisti di Cristianità, dove ogni settimana ci incontriamo per rivederci e una volta al mese celebriamo, e puntualmente quando finiscono i ritiri veniamo qua per ritrovarci appunto ed ascoltarci. Bene, un edificio nel suo complesso da rivalutare, da riqualificare, soprattutto perché necessità di interventi, ecco, di restauro intanto. Questo impegno, ci siamo presi anche l'impegno di mantenere come la chiesa per la bellezza in cui i nostri avi l'hanno costruita. E questo è un primo passo molto importante. È un primo passo per mantenerla viva e farla vivere veramente, perché oltre che mantenere la struttura cercheremo di fare vivere veramente come chiesa. Bene, tanti auguri, allora vi lascio iniziare. De Colores, e questo è il nostro canto, De Colores, il nostro inno. Bene, bene, grazie.
vita di Cristo, per la vita di Cristo, tanto quello che sia. Questo è l'impegno che ho preso e sono certo che il Signore mi aiuterà a mantenerlo. Devo dire che questa esperienza mi ha provocato un ulteriore debito, perché ho ricevuto adesso il problema di debitarsi. Per debitarsi perché da domani inizia il momento in cui questo, almeno parte, spero, mi impegnerò a dire che ho ricevuto, potrò provarlo, mi impegnerò a farlo, a darlo. Ma io credo, e mi chiedevo se riuscissi anche solo in un anno, ma perché finisco pure, una finitesima parte, a restituire quello che ho ricevuto, che potrei illuminare, portare luce, portare gioia, chissà in quanti voi, spero di farcela.